Torneremo a riveder le stelle in teatro. Al condominio di Gallarate, sabato 6 novembre, a partire dalle 21, andrà in scena uno spettacolo tutto musicale che vuole rendere omaggio ai Pooh e in particolare al batterista Stefano Dorazio, purtroppo scomparso un anno fa. Sul palco Jennifer Bellea, Francesca Parrotta, Mary Gargi, Isabella Salamone e Paolo Gianni ad impreziosire la serata le esibizioni della scuola Danza e Fitness di Luvinate. Torneremo a rivedere le stelle, è un titolo tratto dal bellissimo brano Rinascerò, rinascerai, e noi vogliamo con questa serata dedicare questi bellissimi brani dei Pooh completamente a Stefano Dorazio, che purtroppo è scomparso un anno fa. Facciamo questa serata appunto il 6 novembre e speriamo però in questa serata che non ci sia una divisione tra artisti sul palco e pubblico, ma un coro unico, perché i testi dei Pooh li conosciamo tutti, e mi piacerebbe veramente che tutti cantassimo queste canzoni, perché così finalmente ripartiamo anche con la musica, visto che in questo periodo tantissimi artisti e il dietro le quinte sono rimasti purtroppo senza lavoro. C'è una forte energia, una forte carica. Abbiamo fatto proprio le prove in questi giorni e abbiamo notato questa cosa. Tanta voglia di metterci in gioco, ma anche tanta voglia di fare del bene agli altri, soprattutto dopo questo brutto periodo che abbiamo vissuto. Quindi vi aspettiamo numerosi e abbiamo scelto le più belle canzoni dei Pooh e mi raccomando, vogliamo che anche voi le cantiate insieme a noi. Vi aspettiamo. Il ricavato dell'evento verrà devoluto ad Aido, una scelta non casuale, poiché Dorazio è stato testimonial dell'associazione. Noi siamo AIDO, l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, e quindi abbiamo voluto questa serata perché vogliamo diffondere la cultura del dono, che nel caso dei trapianti può essere salvavita nei confronti delle circa 8.000 persone che sono in lista d'attesa tutti gli anni in Italia e che quindi hanno bisogno di un organo, un tessuto, le cellule per poter sopravvivere e continuare a fare una vita, quella di tutti i giorni, quindi lavorare, fare sport, avere una famiglia, avere figli, quindi una vita normale, no? Che però ha bisogno di questo grande dono da parte di tutti noi. L'evento è stato reso possibile grazie al comune di Gallarate, che ha garantito il suo patrocinio, e alla direzione del teatro. Per partecipare è obbligatorio il Green Pass. Per informazioni, chiamare il numero in sovraimpressione.